Nei giorni scorsi i poliziotti del commissariato di Gioia Tauro hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario, resosi responsabile di una violenta aggressione ai danni di un altro straniero e di resistenza a pubblico ufficiale. La loro attenzione è stata attirata da un uomo che presentava una vistosa ferita all'occhio e che nel richiedere aiuto ai poliziotti dichiarava di essere stato colpito poco prima con un pugno. Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, gli agenti hanno individuato il sospettato, il quale, nel tentativo di eludere l'arresto, ha attirato i poliziotti in un vicolo con la scusa di recuperare un documento. Grazie alla prontezza e alla professionalità dei poliziotti, l'uomo è stato rapidamente disarmato e tratto in arresto. Il sospettato è stato condotto in commissariato, dove è stato formalmente accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravi. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto per l'uomo l'obbligo di firma 3 giorni a settimana in attesa del processo.